Ciao a tutti ragazzi, buongiorno e bentornati qui sul mio canale. Oggi vi parlo di un argomento diverso. Oggi non parlo di musica, vi parlo di un qualcosa di un pochino più personale che mi riguarda. Ho intrapreso da parecchio tempo un percorso chiamato Dopamine Detox. In cosa consiste? Semplicemente, già nel periodo della pandemia mi ero reso conto che ero molto molto dipendente dall'utilizzo dei social network. Purtroppo il mio lavoro, quello di batterista e insegnante, mi porta ovviamente a dover pubblicizzare molto il mio lavoro su quelli che sono i canali dove posso ovviamente trovare un bacino di utenza molto largo, quindi i social, Facebook, Instagram, TikTok che ho recentemente disinstallato e via dicendo. YouTube neanche lo conto perché secondo me è ancora uno di quelle piattaforme social in cui ci sono molte cose interessanti anche a livello proprio di contenuti. Mi ero quindi appunto reso conto che passavo troppo tempo a scrollare, a leggere cose, spesso post anche inutili, e a un certo punto il campanello d'allarme è stato il rendermi conto che iniziavo a parlare male. Non male nel senso che parlavo male della gente, ma proprio a livello di lessico, di costruzione della frase, mi stavo rincoglionendo, ragazzi. Questa è la frase proprio più, è la parola più adatta per definire la mia situazione. Quindi ho iniziato già dal periodo della pandemia a sfruttare meglio il mio tempo. Ultimamente ho ripreso in mano sempre di più questa cosa e da praticamente la fine di agosto ho deciso che avrei dedicato moltissimo tempo della mia giornata alla lettura. Quali porzioni del mio tempo, ovviamente? Tutte quelle che passo sui mezzi pubblici quando vado appunto in giro per le scuole a fare lezioni, quindi autobus, treno, metropolitana, che sono i momenti maggiori in cui spesso stavo col telefono così. Magari avevo fatto un post inerente appunto al mio lavoro, che poteva essere pubblicizzare un concerto, un video. Dopodiché, dopo appunto questa breve porzione in cui magari ovviamente ragazzi fare un post ci si mettono 5 secondi, quindi potevo tranquillamente già uscire dal social in questione e invece no, rimanevo a leggere tantissime cose. A un certo punto questa situazione mi è sfuggita di mano, mi sono stufato e ho detto devo fare qualcosa. Quindi mi sono guardato allo specchio e mi sono detto dobbiamo leggere quanti più libri possibili, cioè riscopriamo il piacere della lettura, il piacere di dare uno stimolo diverso al cervello e cerchiamo di riattivare anche un po' la creatività. Questo perché ovviamente ragazzi, voi mi conoscete solo per i video che faccio su YouTube, ma io faccio tantissime altre cose, cerco di pubblicare contenuti didattici appunto per i miei allievi, faccio moltissime video interviste su Drumworld e parlando appunto tanto vorrei essere il più creativo possibile. E quindi vi faccio vedere una cosa adesso. La mia soluzione nella lettura è stata quella di leggere appunto il più possibile. Nello specifico, eccoli qua. Questi sono stati ad oggi i miei salvatori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e questo è l'ottavo che ho iniziato a leggere da poco. Quindi da, diciamo, metà agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, quindi diciamo 4, 8, 12, 16, diciamo 18 settimane, 8 libri. Devo dire che il risultato è stato stupefacente perché la mia capacità di concentrazione è decisamente aumentata. Mi sono ritrovato anche a interagire meglio durante le mie lezioni di batteria, ad essere più creativo nel proporre alcuni tipi di esercizi ai miei allievi e soprattutto sono tornato a godere, per esempio, della visione di un film la sera, qua a casa con mia moglie, senza controllare ogni 3 secondi se mi arriva una notifica. Mi sta aiutando tantissimo anche quando vado in palestra ad allenarmi, perché magari nei recuperi tra un esercizio e l'altro, recuperi che ho sempre osservato scrupolosamente, passo meno tempo magari col telefono in mano e mi concentro di più a pensare a quello che è il prossimo set di esercizi da fare. Stessa cosa quando mi metto a studiare sullo strumento, sono molto più concentrato e rendo molto meglio sugli esercizi. Voi direte, e perché cavolo ci racconti questa cosa? Perché secondo me, ragazzi, è importante recuperare molto il contatto con la realtà e il far lavorare il nostro cervello con degli stimoli più sani. Siamo costantemente bombardati da notizie velocissime,
contenuti flash, i video durano sempre di meno, reel che durano massimo 1 minuto, TikTok addirittura video che ne durano anche 30 secondi. Si trovano anche contenuti intelligenti, ragazzi, sia chiaro, non sto facendo di tutta l'erba un fascio. Però siamo effettivamente bombardati da contenuti molto brevi e questo abbassa la nostra soglia dell'attenzione. Quando leggi un libro devi rimanere concentrato, altrimenti a un certo punto perdi il filo del discorso. Quindi ragazzi, ci tenevo a condividere questa cosa con voi perché alla fine con molti di voi che spesso commentano i miei video si è creato anche un rapporto amichevole. Si chiacchiera anche tanto sui video, non si parla solo dell'argomento in questione. Quindi mi faceva piacere condividere con voi questo mio percorso che continua e continuerà. Invito tutti voi ragazzi a riscoprire il piacere nel fare qualcosa che possa essere di aiuto per noi, un modo più intelligente e più costruttivo di occupare il nostro tempo che non sia appunto stare sempre col telefono in mano a scorrere. Quindi anche riscoprire il bello del tempo in famiglia, il bello del tempo da soli. E anche il piacere del silenzio quando si legge, tranne quando stai sui mezzi come me. Quindi niente, ragazzi, volevo esternare questa mia cosa con voi. Spero che questo contenuto diverso vi sia piaciuto. Io vi ringrazio di cuore del tempo che mi avete dedicato. Vi auguro una buona giornata e ovviamente, ragazzi, buon Capodanno a tutti. Ciao!